di iscritti sono arrivato su YouTube? Cos? 620? No, 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 aspetta, aspetta. In che senso 620 iscritti? Quando cazzo sono arrivati questi qua? Ma ero tipo a 200 l'altro ieri. Ok. È il momento di fare uno speciale 500 iscritti. Salve ragazzi, benvenuti in... No. No, sono stufo di fare i video qua dentro. Facciamo qualcosa di diverso per una volta. Che ne dite? Andiamo a farci un giro? Momento, momento, momento. Raffredda l'entusiasmo, cowboy. Lo vedi cosa c'è scritto qui? Che il 450% di voi non è iscritto al mio canale. Editor? Grazie. Vedi? 450%. Perché non sei iscritto? Dimmelo. No, dimmelo. Madonna, perché non sei iscritto? Iscriviti. Torniamo al video. Quindi, andiamo a farci un giro? Ma prima mi servite. Non mi ricordo dov'è il posto dove volevo andare. È un botto che non vengo qua. Non se la ritrovo. Oh, eccola qua. Ho messo in pausa la registrazione a casa? Credo di sì. Bene, questa non ci serve più. Avrò una bellissima macchia rossa sulla fronte per tutto questo video, sappiatelo. Allora, salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Thomas H. al tecnico di streaming e oggi vi ho portato qui in uno dei posti più suggestivi di Maniago, secondo me, ovvero il Parco delle Peschiere. Come avete visto, abbiamo fatto un po' di MTB, trial, mountain bike, chiamatelo come volete. No, venivo a farlo una volta qua. Venivo tanto. Adesso... Ehi, sono un content creator, quindi... Cazzate a parte, non so se sono esposto correttamente. Francesco si divertirà un sacco anche perché non sto registrando in log. Quindi fare le correzioni per lui sarà bellissimo. E non so neanche se mi sentite. Spero di sì, ma mi si è letteralmente... appena rotto il mount del microfono. Grande Rod. 500 iscritti. No, in realtà siamo a 620 perché volevo registrare questo video mesi fa, quando siamo arrivati a 500, però ho cominciato a lavorare. Sto facendo scuola guida, infatti tra esattamente 4 ore sarò a fare la guida in autostrada, quindi devo anche sbrigarmi a registrare questo video e la parte che avete visto prima in cui sono in green screen, perché la registrerò dopo. E stavo dicendo, un sacco di cose si sono messe in mezzo e non sono riuscito a registrare questo speciale quando volevo. Tra l'altro volevo registrarlo sabato scorso, ci credete che sono 3 anni che non piove ed è una settimana intera che piove? Quando voglio registrare il video, una settimana intera che piove. Grazie. E quindi 500 iscritti. Grazie. Grazie perché ho cominciato questo percorso su YouTube da poco più di un anno. Io ci metto davvero tanto impegno dietro i video in questo caso. Forse i video non saranno ancora i più divertenti del mondo e questo è perché devo ancora capire cosa vi piace, quale stile utilizzare nei video, se utilizzare un commentary un po' più tranquillo, un commentary un po' più incentrato sul gameplay, analizzando le situazioni, ma sono cose che capirò piano piano. Quindi restate con me, seguite le mie serie se vi piacciono. E questo è... basta, lasciamo stare la parte tecnica. I due giochi che vi ho portato fino adesso, ovvero One Shot e Frambo,
sono due giochi che sono i più cari, quelli a me più cari. Sono due giochi che hanno plasmato la mia preferenza videoludica, ovvero i titoli che porto adesso in live su Twitch, che vi porterò su YouTube, eccetera, eccetera. E sono davvero contento che vi siano piaciuti. Le serie sono andate molto bene. Non pensavo che facendo video così lunghi, perché ho optato per i video di un'ora e qualche volta sforavo anche, non pensavo che facendo video così lunghi e con un commentary, diciamo, relativamente noioso, la gente li avrebbe guardati. E invece sono davvero stupito dal contrario. Li avete guardati, vi sono piaciuti, mi avete lasciato decine di commenti e decine di like, e vi ringrazio infinitamente. Voi non avete idea di quanto sia bello svegliarsi la mattina e, mentre faccio colazione prima di andare a lavoro, aprire YouTube Studio e vedere i commenti della gente che mi dice: wow, non vedevo un gameplay di questo gioco da anni, adesso l'ho ricercato. Veramente, ragazzi, grazie. E grazie a tutti quelli che si iscrivono giorno dopo giorno guardando i video. Adesso, uscendo un attimo dal discorso gameplay, parliamo più in generale dei piani che ho per il canale nei prossimi mesi. Sta per arrivare l'estate, perché siamo a metà giugno, a metà maggio, scusatemi, siamo più o meno il 20 di maggio. Siamo il 20 di maggio. E ho dei piani per questo canale. L'altro ieri è uscito The Outlast Trials, che è il terzo capitolo della serie di Outlast, e ho intenzione di portare dei video su quello. È un gioco horror, quindi preparatevi, in compagnia con dei ragazzi, tra l'altro. E questa è una cosa. Punto numero 2. I gameplay che escono una volta ogni due settimane e sono lunghi un'ora subiranno un'importante modifica, perché usciranno una volta a settimana, sempre il sabato per tutti e il venerdì per i miei abbonati di Twitch. Usciranno una volta a settimana e saranno lunghi mezz'ora. Questo l'ho chiesto. Uscirà una poll sul canale, cioè qui nella sezione community uscirà un sondaggio. L'ho fatto sul mio gruppo di Telegram, anche lì, se non siete nel gruppo di Telegram, descrizione, link, bla bla bla. E ne abbiamo parlato anche su Twitch in live. E mi avete detto che preferite gameplay un po' più corti e più spesso. Quindi una volta a settimana, mezz'ora. E preparatevi, perché il prossimo titolo... Oggi, tra l'altro, deve uscire l'ultimo episodio di Frambo. Il prossimo titolo che vi porterò sarà ancora più disturbante di Frambo. Preparatevi. Questo l'ho detto. Che altro? Ah sì, ovviamente un enorme grazie gigantesco a chi c'è dietro questo canale. Tolto me, che sono il content creator, i video non li faccio io, le copertine non le faccio io. Quello che faccio io è la parte della descrizione, di tagging dei video, di pubblicizzazione, tutta quella parte lì. Devo ringraziare Francesco, il mio socio, che edita i gameplay. Devo ringraziare Mantel, altro mio socio, che realizza i vlog, e Mattia The Player, che è un mio iscritto e adesso è diventato collaboratore, che realizza la serie sull'SMP, sul mio server di Minecraft. Tra l'altro, preparatevi, perché anche sull'SMP tra poco uscirà un video che, per prepararlo, ragazzi, ci sono state decine e decine di ore di lavoro. Sarà un video molto breve, però wow, se esce come l'abbiamo scritturato sarà figo, preparatevi, sono super super in hype. E grazie a, tra l'altro, mi stavo dimenticando, ultimo ma non meno importante, grazie a Mino De, che fa le copertine dei gameplay. Le copertine dell'SMP le fa Mattia, per gli affari suoi. Grazie, ragazzi, perché senza di voi questo canale non sarebbe possibile. Io non ho la voglia e la costanza di editare i video, e non ho il tempo, purtroppo, perché già registrare un video ogni due settimane, perché voi vedete il video di un'ora, io registro più o meno un'ora, nel senso che registro un'ora e mezza magari e poi viene tagliato, ma fidatevi che trovare quell'ora e mezza non sempre è facile, anche perché solitamente io i video li registro la domenica mattina e retroattivamente l'episodio prima è uscito il sabato pomeriggio prima, in modo che ci sono circa 12-18 ore che sono le più importanti per il video, in cui viene visto, arrivano i commenti, eccetera eccetera. In base a quello io poi modifico, se c'è qualcosa da modificare, nell'episodio successivo. Quindi
mi porta via tanto tempo. E considerati anche gli altri tre lavori che ho. Registrare un video ogni due settimane, anche se sarà un video ogni settimana, anche se sarà solo mezz'ora, sarà parecchio divertente. Che altro? Grazie. Spero. Siamo vicini alla partner su YouTube. Siamo vicini nel senso che ho 600 iscritti su 1000 e più o meno il 10% di ore di watch time che serve per avere la partner. Ah sì, mi stavo dimenticando, piani per il canale. Tra l'altro sto coso è tutto un misiot perché non ho un copione. Come a me i video non piace scritturarli. Poi mi dimentico tre quarti delle cose quando li registro e devo fare dei PS. Però non mi piace fare le cose copionate ed è il motivo per cui ho scelto i gameplay. Piani per il canale. Come vi ho detto, nuovo format di gameplay, uscirà un video dell'SMP molto particolare. E vi ricordo che l'SMP è aperta ai miei abbonati su Twitch, quindi se avete Amazon Prime venite su Twitch, abbonatevi, eccetera, eccetera. Mi trovate in live tutte le sere dalle 21. DJ set. Come sapete io sono un DJ, sul mio canale c'è uno di DJ set. Ottobre scorso mi è stato rimosso un DJ set, quello che abbiamo registrato a Selva di Cadore due inverni fa, perché mi è stato tirato giù per copyright. Adesso mi ero anche beccato un copyright strike, tra l'altro. Stiamo reworkando il DJ set in modo da aggirare il copyright, perché purtroppo i simpatici signori della casa discografica che possiedono i diritti per quella traccia non mi stanno rispondendo. Cioè, è un anno che li contatto quasi e non mi hanno cagato di striscio, quindi non ho neanche modo di comprare il copyright. Quindi stiamo cercando di aggirarlo in qualche modo. Riuscirà quel DJ set lì e ne usciranno altri due quest'estate, che abbiamo registrato uno l'estate scorsa e uno a ottobre scorso. Chi guarda live su Twitch li ha già visti in diretta e usciranno poi su YouTube. E andremo a registrarne un altro, spero entro breve, cioè spero entro l'estate. Ma è complesso perché Francesco si sta laureando, quindi anche lui ha poco tempo. E che altro? Ah sì, usciranno poi, non so dirvi quando questo, tutti i backstage dei vari DJ set che abbiamo registrato, o almeno non tutti, perché non abbiamo un backstage del primo DJ set, non abbiamo un backstage del secondo. Di cosa abbiamo? No, ho detto palesemente una cazzata, ero convinto di avere molto più materiale. No, abbiamo due backstage, del quarto e del quinto DJ set. Questi backstage abbiamo. Usciranno prima o poi, non so dirvi quando, perché sono tipo 40 ore di materiale l'uno. Ovviamente voi non vedrete 40 ore, vedrete un video da 45 minuti al massimo. Però sono lunghi da editare. Sono lunghi da editare perché c'è tanto da tagliare, tanto da rielaborare, perché sono la videocamera piazzata e noi che lavoriamo. Quindi sono giorni e giorni e giorni praticamente di timelapse. Usciranno anche quelli comunque prima o poi. A breve si spera uscirà l'ultimo video della Milano Games Week 2021 e poi uscirà la Milano Games Week 2022. E poi abbiamo in archivio due progetti che sono le mie vacanze natalizie 2021 e 2022 che ho fatto in compagnia di Mantel e la sua ragazza e di Francesco. E abbiamo passato 4 giorni sempre a Selva di Cadore e fidatevi che anche lì c'è parecchio materiale da ridere perché siamo dei cazzoni. E vedrete anche quelli, non so dirvi quando perché Mantel mi fa uscire un video ogni 2 anni letteralmente. Cioè, l'ultimo video che è uscito risale a novembre ed era la seconda parte del Games Week del 2021 e adesso siamo a maggio e deve uscire la terza parte. Fatevi voi i conti di quanto tempo è passato. Penso di aver detto tutto. Nuovi progetti per il canale, il fatto che cambieranno i gameplay, i ringraziamenti. Sì, penso di aver detto tutto. Sì, basta. Ragazzi, grazie, è bello, mi piace fare il content creator, non ho intenzione di smettere a breve. Iscrivetevi al canale se vi piacciono i contenuti che porto, seguitemi su tutti i social che come sempre trovate nella descrizione, lasciate, raga, i commenti, vi giuro, anche il commento più stupido, tipo ciao, tipo primo, lasciateli, vi costa
3 secondi di numero, e non avete idea di quanta differenza fa per me vedere che i video non vengono trattati passivamente, ma c'è qualcuno che poi interagisce commentando. Quindi se avete qualcosa da scrivere, scrivetelo, vi prego, ancora più dei like, lasciate i commenti, attivate la campanellina, seguitemi sul social, l'ho già detto, seguitemi su Twitch, venite a vedermi su Twitch, raga, voi non avete idea di quanta roba facciamo su Twitch. Facciamo una marea di roba e che non viene mai nessuno, maledizione, tolti i miei regular ovviamente, ma voi che siete nuovi, che vi iscrivete al canale, che non mi conoscete, venite su Twitch, venite a trovarci su Twitch, voi non avete idea di quanto ci divertiamo in live. E niente, ci vediamo nel prossimo video, che spero sia questo tecnicamente parlando, perché oggi esce Frambo, spero entro un paio di giorni che esca questo qui, quindi lo vedrete molto presto, e ci vediamo ovviamente, ecco cosa mi stavo dimenticando, per un paio di settimane non ci saranno gameplay sul canale, penso di riprendere la prima di giugno o la seconda, proprio per permettere a Francesco di finalizzare i DJ set e poi farveli uscire, e per buildare un po' di buffer, di episodi buffer sulla nuova serie gameplay. Quindi detto ciò, io vi ringrazio tantissimo, ci vediamo nel prossimo video. Da Thomas, H3, una Caltech e Free Streaming è tutto. Ciao a tutti! Spero vivamente di aver registrato. Sì, ok, ho registrato. Attimi di panico. Cazzo di Rod con i microfoni che si staccano, Dio bono.